la salita finale. Vedete, tripla proprio a piano della Rabobank. Ha già perso qualche metro il corridore colombiano, mentre il gruppo si trova ancora nell'ultimo tratto di discesa. Davanti è Cioni, che sta cercando di tenere un buon ritmo per perdere il meno possibile. E anche il gruppo supera lo striscione dei meno 30. È proprio Enrico Gasparotto, la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia, un friulano doc. Una regionale. La sua famiglia viene proprio dalla Carnia. Si è spostato Cioni. Scandisce il ritmo Massimo Codol, che è stato bravissimo nella tappa di Bergamo a supporto del suo capitano Stefano Garzelli. In questo momento termina anche il gruppo la discesa, e dopo questa curva a sinistra una galleria e anche per loro la salita verso Tualis. Andiamo da Francesco Pancani. Francesco, davvero molto impegnativa questa discesa, non particolarmente veloce ma con molte curve, davvero un tracciato molto tecnico. Gruppo estremamente allungato, già chiaro, come abbiamo detto anche da un punto di vista tattico, possiamo dire che nel gruppo della maglia rosa si è diviso in due, davanti tutti gli uomini di classifica e i compagni di squadra dei vari capitani che possono aiutarli per portarli ai piedi dello Zoncolan nelle migliori condizioni possibili, dietro invece quelli che hanno un'unica preoccupazione: arrivare in fondo senza prendersi eccessivi rischi. Siamo in un tratto con una galleria adesso, Auro. Adesso si sposteranno Gasparotto, Gomez, Belowozic, che hanno tirato per tanti chilometri, e difatti arrivano Mihojevic e Spezialetti. Anche Garzelli con Eddy Mazzoleni, il duo della Astana, che sia a Bergamo che alle Tre Cime hanno fatto qualcosa di buono, di molto buono. Parra, Ivan Ramiro Parra, ha avuto un problema meccanico, si è fermato Buffa, il suo gregario, e c'è stato un cambio ruota velocissimo, inconveniente per Parra, che alle Tre Cime di Lavaredo si è piazzato in terza posizione. Adesso ci sarà selezione da dietro, il gruppo perderà unità chilometro dopo chilometro. Pancani, a te. Intanto il primo che ha avuto dei problemi, un problema meccanico credo, è stato Buffa, che è stato costretto a fermarsi. Grande difficoltà per lui per ripartire, perché lo strappo iniziale di questa salita è davvero molto molto impegnativo. L'abbiamo visto anche per alcuni metri appoggiarsi addirittura al muro per cercare di darsi uno slancio e riprendere così l'andatura. Dopo un chilometro e mezzo, Francesco, la strada si inerpica al 13%. Sarà questa una percentuale costante invece tra 20 minuti, 25, quando comincerà il Monte Zoncolan. Sullo Zoncolan il 13 è un tratto facile, perché le punte sono del 20-22. Siamo tornati sulla testa della corsa con Massimo Codolla, alla sua ruota Dario David Cioni, vantaggio di 4 minuti e 15 per questi attaccanti. Il loro tentativo è nato dopo 25 chilometri di gara, quando ancora si era in territorio austriaco a Tassenbach. Attualmente siamo al chilometro 114. Coda. Quindi da 90 chilometri sono in avanscoperta questi 12 atleti. Siamo a circa un chilometro dal Gran Premio della Montagna. Vedete che è già significativa la frequenza cardiaca di Fortunato Bagliani, 173. Sta già faticando un po'. 91% alla soglia. Altra foratura per Dupont della Gédezer. Fora anche Mondori, sempre della Gédezer, anzi gli dava la ruota, l'abbiamo visto proprio levare la ruota, ho detto cavoli, hanno forato in due, no, ha forato uno e l'altro gli ha passato, ecco, la ruota. Il problema è che uno era a destra, l'altro a sinistra. Vedete Dupont, un uomo di classifica, si fa per dire, della Gédezer, e Mondori se ne accorge, vedete, torna, si ferma sul lato sinistro e cerca di passargli la sua ruota. Pancani.
questa foratura con cambio di ruota, uno sulla destra, l'altro sulla sinistra della strada, ha creato non pochi problemi ai corridori che stavano seguendo, perché in pratica sono state costrette a fermarsi un paio di macchine della giuria. A noi è bastato rallentare, dunque si è creato quasi un blocco. Ha perso contatto Gasparotto intanto per la Liquigas, compagno di squadra di Luca, e adesso stiamo vedendo in difficoltà anche un altro corridore della Liquigas, sempre si tratta di Vanotti. Spezialetti a ruota di Miholjevic, atleta croato della squadra Liquigas. In terza posizione il nonno Andrea Noè, fortissimo Noè, e notate con che impeto stia recuperando Ivan Ramiro Parra, che era stato vittima di una foratura proprio all'inizio della salita di Tualis. Questi sono corridori che stanno per staccarsi, si sono già staccati, mentre Parra sta cercando di rientrare sul gruppetto di Danilo Di Luca, gruppetto perché sta perdendo unità. 1,9 km alla vetta per il gruppo Maglia Rosa. Pancani. Per raccontarti un episodio, perché davvero stando così in corsa come abbiamo la fortuna di fare con la moto, ci sono dei siparietti davvero simpatici. Ti stavo dicendo di Vanotti, ci ha sentito mentre lo stavamo superando, si è messo a ridere, ci diceva: dura raga, a noi che siamo in moto pensiamo a lui che è in bicicletta. E poi ci ha chiesto di stare nelle vicinanze perché magari gli possiamo dare una mano, altrimenti, diceva Vanotti, scendo e vado su a piedi, che forse faccio prima. Non ci sono stati scatti nel gruppo di testa, però due concorrenti mi sembra che abbiano perso contatto, perché ho contato 10 uomini, erano in 12 ai piedi della salita. Andremo ad individuare chi si è staccato dal gruppo di testa. Si è staccato Irizar dell'Euskadi, eccolo qua. Irizar. E anche Naibo della Gédezer. Ed è sempre Cioni. Ormai siamo in vista del Gran Premio della Montagna. È un ottimo atleta Cioni, ma ha un peso che non è compatibile con le pendenze dello Zoncolan. Contro le leggi della fisica non si può fare niente se non soffrire e andare con il proprio ritmo. Fortunato Bagliani a caccia di punti per i Gran Premi della Montagna. Passa lui a Tualis. È un Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Adesso 1 km di discesa e poi la strada torna a salire in modo più dolce rispetto a prima. Anche dal gruppo Maglia Rosa non ci sono scatti, non ci sono tentativi. Non è eccessivamente alto il ritmo della Liquigas, stanno cercando di controllare, nessun'altra squadra adesso si prende la briga di aumentare il ritmo, tutti aspettano lo Zoncolan. In coda abbiamo visto Kosonchuk della Rabobank e stava scivolando nelle retrovie anche Alessandro Petacchi. Questi passaggi al GPM: Bagliani, Cioni e Codol. Francesco, quanto manca alla vetta? Poco più di 2 km per il gruppo della Maglia Rosa. Noi stiamo cercando di risalire perché è vero, come diceva Davide Cassani, che non sta tenendo un ritmo altissimo la Liquigas. Meglio, magari è vero, però sono tantissimi i corridori che già stanno perdendo contatto. Eh sì, perché come dicevo prima e come si sarà accorto anche Francesco Pancani, tanti corridori si staccano prima di arrivare al limite, proprio perché non ha nessun senso tenere duro. Dopo poi dovranno affrontare lo Zoncolan ed è meglio affrontarlo con un po' di riserva. 1 km alla vetta per il gruppo, un gruppo allungato, come vedete sempre comandato
dai gregari di Danilo Di Luca, poi ci sono i due dell'Astana, ovvero Mazzoleni e Savoldelli, c'è Stefano Garzelli, c'è Damiano Cunego, c'è Arroyo, c'è Piepoli con la maglia verde, c'è Gilberto Simoni con il numero 21 e c'è Andy Schleck con la maglia bianca, il miglior giovane di questo Giro d'Italia. Guardate Petacchi come vuol tenere duro oggi. Eh sì, sta tenendo duro, è ancora con il gruppo dei migliori. Questo ciclismo che deve sempre affrontare problemi extra sportivi. Si è partiti con il piede sbagliato alla vigilia del Giro d'Italia, c'è stato il caso di Ivan Basso, di Michele Scarponi, queste indagini relative all'Operazione Puerto, si temeva che la gente si fosse disamorata verso questo sport e invece gli ascolti ancora sono stati molto buoni. Questo vuol dire che la gente ama il ciclismo e che cerca di restare accanto a questa disciplina anche nei momenti più difficili. Vorrei farvi ascoltare, cari telespettatori, una dichiarazione di Stefano Garzelli che mi sembra significativa. Può andare in onda. Più di 4 milioni di persone davanti alla televisione, malgrado questo sia uno sport che paga tanto. Operazione Puerto, i messaggi che arrivano. Secondo te perché la gente ama così ancora il ciclismo? Non lo so, è quello che mi chiedo sempre, che nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, che continuiamo a avere, sulle strade è impressionante la gente che c'è. E io mi chiedo il motivo, forse è proprio perché la gente alla fine comunque ci vede far fatica, ci vede soffrire, ci vede fare sacrifici. Oggi eravamo a 0 gradi con la neve, l'altro giorno eravamo a 38 gradi, quindi queste cose la gente la capisce. Sicuramente noi stiamo cercando di fare il massimo per dare credibilità a questo sport e penso che comunque ci stiamo riuscendo un attimino, una piccola parte, perché comunque la gente in televisione, la gente sulle strade, se c'è vuol dire che è appassionata a questo sport, quindi mi fa molto piacere anche per il futuro che questo sport sia seguito e speriamo che i problemi ce ne siano sempre meno fino allo scomparire. E da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno per rimanere accanto a questa disciplina che da oltre un secolo sta facendo palpitare gli sportivi, perché diciamolo a chiare lettere, diciamolo forte, il ciclismo è uno sport che regala emozioni uniche. Alla televisione, anche e soprattutto se la gente si mette ai bordi della strada, se uno oggi sullo Stone Collan fissa gli occhi, lo sguardo, il viso dei corridori, si rende conto della fatica. Dal primo all'ultimo non ce ne sarà uno che salirà con facilità su questa strada, e quindi io penso che il segreto del Giro d'Italia, del ciclismo, sia proprio questo, che la gente in certi momenti si dimentica di tutti i problemi e si fa prendere. Come vengono ripresi, però è stata una buona azione, spero per loro, però sarà molto difficile. Davide? Penso anch'io. La salita dello Stone Collan permetterà a quelli che sono stati a ruota tutto il giorno di avere qualcosa in più. Soccomeglians e poi verso Ovaro. Hanno 7 secondi Cioni, Baliani e Codol sugli ex compagni di fuga, tra questi Paolo Bettini. Mentre Irisar e Naibo a 40 secondi ormai staccati in via definitiva. Anche il gruppo si trova a Ravascletto. Era suo compagno di squadra nel 2003. Massimo Codol in quel giro si classificò 15° e nelle tappe più impegnative era quasi sempre con Marco Pantani. Lo vediamo inquadrato. Ancora un appello, anche a costo di essere pedanti, per tutti gli sportivi che sono sulla salita dello Stone Collan: per cortesia non spingete i corridori, ci sono maxi schermi, quindi la nostra voce viene sentita da tutti gli sportivi sullo Stone Collan. Non spingete i corridori, c'è un servizio di volontariato pletorico, ci sono gli alpini della Julia che cercheranno di mantenere il servizio d'ordine, ma l'importante è rendersi conto che questa tappa non va falsata.
non va assolutamente falsata, perché è uno spettacolo e sarà uno spettacolo, ma deve essere regolare la salita. E sarà molto importante il contributo di tutti coloro che sono su questa salita. È rientrato il gruppetto con Paolo Bettini, insieme a Bettini anche i compagni di squadra Engels e Facci. A te Francesco. Sì Auro, ti giriamo la domanda che ci arriva un po' da quasi tutte le ammiraglie sulle condizioni del tempo in cima allo zoccolato. Il tempo regge, quindi non piove, vedete, queste sono le immagini dallo... Transitano altri ritardatari. Versante Ovaro, un dislivello di 1200 metri in 10 chilometri esatti. Il vantaggio dei battistrada era nell'ordine dei 3 minuti e 40. Ci fermiamo e poi seguiremo il gruppo Maglia Rosa sulle terribili rampe. In diretta dal Monte Zoncolan, cari telespettatori, già 1,3 km affrontato dai battistrada. Questi 10 uomini sono in avanscoperta da oltre 100 km. Il gruppo Maglia Rosa è segnalato a 3 primi e 35, linea Pancani che è con il grosso del gruppo. A te Francesco. Esatto, in coda al gruppo della Maglia Rosa una cinquantina di corridori. Intanto non ci sono più macchine al seguito del gruppo, perché 600 metri fa c'è stato il cambio, ferme tutte le macchine e adesso in corsa soltanto le moto per i meccanici e per gli uomini della giuria. A te Auro. Beh Davide, comunque vada a finire, l'emozione sarà grande e anche il gruppo Maglia Rosa comincia lo Zoncolan. Alessandro Spezialetti davanti. Sono tutti qua. Noè, Pelizzottin, Di Luca, Riccò. C'è anche Petacchi in coda, ma si staccherà tra poco. Il primo chilometro e mezzo è facile, le pendenze vanno dall'8 all'11. Sì, possiamo dire che è roba da ridere. È roba da Alpeduez, tanto per capirci, il primo chilometro. Esatto. Ecco, vedete Alessandro Petacchi che adesso mette un rapporto agile e salirà con il proprio passo. Qui siamo tornati sulla testa della corsa, Fortunato Baliani. Divisa arancione per lui, sulla sinistra Massimo Codol, sulla destra Ardila che arrivò nono nella tappa del Sestrier 2 anni fa, poi Dario David Cioni, Mario Arz e Bettini. Questo è il chilometro più facile, vedete adesso Vincenzo Nibali sta già pedalando agilissimo. Danilo Di Luca, sì, come solito. Vedete, pedalata agile per lui, c'è ancora lo smanicato, se l'è aperto. Questa è la coda del gruppo Maglia Rosa. E adesso Iban Maio. Qui si sono concentrati in questo primo chilometro i tifosi di Sella, il Salvaneo Vicentino, di Marzio Bruseghin. Più avanti ci saranno i tifosi di Pellizzotti, poi di Damiano Cunego, poi di Danilo Di Luca. Insomma, ce n'è una miriade di sostenitori. E anche per chi non ha Beniamini, quella di oggi sarà una giornata indimenticabile. Sta cercando di tenere duro anche Garzelli, il vincitore di ieri. Ecco con la maglia verde Piepoli. Sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra il gruppo uomini di classifica che hanno già percorso 1 chilometro. A te Francesco. 9 chilometri al traguardo, dunque 1 chilometro della salita dello Zoncolan per il gruppo della Maglia Rosa, che è già decisamente ridotto rispetto a 1,5 chilometri fa, oltre a Petacchi, lo avete visto in difficoltà fin dalle prime pedalate su questa salita. Hanno perso contatto anche
Merckx, poi Begelius e Mihaljevic, dunque compagni di squadra di Danilo Di Luca, anche Schmidt in difficoltà, compagno di squadra di Cunego, così come si sta staccando un altro della Lampre, vale a dire Marzano. Gli altri uomini di classifica, o meglio gli uomini di classifica, però sono sempre là e si preannuncia, come era prevedibile, il testa a testa tra i migliori. Arriverà il momento in cui non conteranno più le squadre, conteranno soltanto le gambe dei migliori della classifica. Si è staccato Paolo Bettini dal gruppo di testa, vedete Damiano Cunego già a ruota di Danilo Di Luca, c'è Gilberto Simone sulla destra e sta avanzando Stefano Garzelli con a ruota Sella, maglia arancione per Sella. Anche i due della Stana, Savoldelli e Mazzoleni, questo lo ripetiamo è il tratto più facile, poi al terzo chilometro le rampe, il muro, 6 chilometri con pendenze medie al 15%, massima del 22%, sono già una ventina i corridori che compongono, sono solo una ventina i corridori che compongono il gruppetto maglia rosa. Con le immagini naturalmente privilegeremo gli uomini di classifica, ma per una segnalazione radiofonica vi dico che nel gruppo di testa, eccolo qua, Dario David Cioni sta cercando di scremare il gruppo a ruota Baliani e anche Mario Arz. Ma torniamo subito, Nazareno, sul gruppo degli uomini di classifica. Eccolo qua, ancora tre gregari: Danilo Di Luca, Vincenzo Nibali, Alessandro Spezialetti e Franco Pellizzotti. Avanza Damiano Cunego, sta cercando di salire nelle prime posizioni, molto agile la pedalata, si trovano agli Aris adesso. Sulla sinistra sta risalendo posizioni Piepoli, attenzione, e a ruota di Iban Maio. Attenzione, perché Iban Maio ha ricevuto consigli dai compagni di squadra e quindi adesso potrebbe cominciare il forcing di Iban Maio al termine di questi 300 metri pianeggianti, gli unici dello Zoncolan. Iban Maio, divisa gialla della Sony Eduval Prodir, vinse sull'Alpe d'Huez nel 2003. Savoldelli anche oggi a far da gregario al bergamasco Eddie Mazzoleni, poi Danilo Di Luca in quinta posizione, Damiano Cunego e Franco Pellizzotti, poi Piepoli pronto per uno scatto, mentre vediamo Garzelli che, attenzione perché Simoni ha avuto problemi al cambio, gli ha dato un aiuto anche Garzelli, ma adesso tutto tornato in ordine. Pancani, a te. Hanno esaurito il loro lavoro altri due compagni di Di Luca, intanto il gruppetto della maglia rosa passa gli 8 km al traguardo, Spezialetti e Noè che hanno scortato il loro capitano fin qua, adesso si sono fatti da parte, stanno per perdere contatto da questo gruppetto del quale invece fanno ancora parte sia Bruseghin sia Paciviglia, vale a dire compagni di squadra di Cunego, c'è anche Nocentini, abbiamo visto Rasmussen, Arroyo e Pozzovivo, adesso è la volta dello spagnolo Irizarra a perdere contatto da questo gruppetto e ricomincia la salita dopo il tratto in falso piano, abbiamo percorso 2,3 km dall'inizio di questa ascesa. Bene Garzelli. Garzelli, a differenza delle tappe, della tappa delle Tre Cime di Lavaredo, per adesso sta tenendo duro, tiene alto il ritmo Franco Pellizzotti. Vedete modi diversi di interpretare questa salita, c'è chi sale seduto sul sellino e chi invece danza sui pedali, en danseuse. Di solito sono gli scalatori che cercano e riescono a stare di più sui pedali, mentre il passista scalatore cerca di salire con un rapporto agile e seduto. Adesso attenzione, perché adesso è qui che comincia il tratto più impegnativo, vedete i tre uomini della Sonia Duval assieme, Piepoli, Riccò e Simoni, staremo a vedere, ecco adesso attenzione perché Piepoli o Riccò potrebbero, ecco vedete che Simoni ha parlato con Piepoli. Di Luca avanza, ha sempre alla ruota Damiano Cunego, mentre la maglia rosa rimane nella scia di Franco Pellizzotti. Gilberto Simoni alla maglia gialla e l'abbiamo visto sulla destra, prova tutto solo Dario David Cioni, questa è la testa della corsa, nulla a che vedere con la lotta per il Giro d'Italia. Torniamo sugli uomini di classifica, Pellizzotti, Di Luca, Cunego, Gilberto Simoni,
Ricco, poi Schleck con la maglia bianca, Stefano Garzelli con la maglia rossa e la divisa nera e rossa è quella di Arroyo. Piepoli è intorno all'ottava, nona posizione. Adesso Savoldelli in difficoltà, così come Parra e anche Bruseghin. A te Francesco. Anche Nibali insieme a questi altri tre corridori che ricordava Davide Cassani, cioè Savoldelli, Bruseghin e Parrapinto. Ha già perso contatto Iban Maio, staccato anche Pacivilla e si sta perdendo contatto anche Rasmussen con Petrov, che adesso prova a riportarsi sul gruppettino dei migliori, il gruppetto della maglia rosa. A te. Perez Quapio, lo vedete con la maglia arancione, di solito quando sta bene parte, non è che aspetti gli ultimi chilometri. Adesso Pelisotti ha rallentato leggermente, quindi potrebbe esserci un attacco da parte di un corridore, non so chi sia in grado di partire, potrebbe essere Simoni, potrebbe essere Ricco, ma anche Perez Quapio. E notate per attenzione. Adesso la correttezza delle persone. Per adesso nessun problema, Bruseghin fa molta fatica, il forcing di Gilberto Simoni, il vecchio Gibo ci prova, alla sua ruota Di Luca e poi Cunego e poi Ricco. Ha finito il proprio lavoro Pelisotti, si stacca anche per Squapio, anche Piepoli per il momento sembra in leggera difficoltà, ma sembra che riesca a rientrare Piepoli. Assieme al messicano Quapio, Pancani. Un grandissimo spettacolo, abbiamo percorso 3 chilometri di questa ascesa, siamo alla fianco, lo superiamo adesso Paolo Savoldelli, davvero correttissimi, siamo contenti Auro che tu lo abbia ricordato, ancora correttissimi i tifosi, per ora veramente uno spettacolo splendido, non abbiamo visto neanche una pacca sulla schiena o dei corridori o una leggera spinta, una cosa eccezionale, c'è una quantità di gente impressionante davvero. Ricco in difficoltà. 3 minuti da Cioni rispetto al gruppo maglia rosa, perché qui c'è la lotta per il Giro d'Italia, ma c'è anche la lotta per il successo di tappa e bisogna dare merito a Dario David Cioni che per adesso è riuscito a staccare tutti. Cioni sulla sinistra, testa della corsa, al centro il gruppo maglia rosa. Sulla destra Garzelli e Mazzoleni che sembrano in leggera difficoltà. Eh sì, Eddy Mazzoleni adesso sta pagando, è normale, è un corridore che supera i 70 kg e quindi soffre su pendenze come questa. Adesso Simoni ancora con mezza ruota, sembra che Di Luca riesca a controllare, potrebbe partire Piepoli che ha faticato un po' nella prima parte, anche Ricco sta faticando tantissimo. Riccardo Ricco dall'elicottero, è il numero 29, sembra molto affaticato Riccardo Ricco, perde qualche metro da Schleck, eh sì, è dura per Ricco, dura, sta perdendo contatto, Pancani. Si è già staccato Mazzoleni, insieme a lui anche Garzelli, adesso ha perso contatto rispetto ai primi anche Pellizzotti, è saltato anche Pozzo Vivo, adesso stiamo risalendo il gruppetto e stiamo superando adesso anche Perez Quapio con Ricco insieme a Perez Quapio, una ventina forse anche 30 metri avanti il gruppettino chiuso da Andy Schleck con Cunego, Piepoli e Simoni. Dario David Cioni che vediamo inquadrato a circa 700 metri di vantaggio sul gruppo maglia rosa, questo significa 2 minuti e 30, 2 minuti e 40. Ci sono state già due variazioni di ritmo perché non sono stati scatti veri e propri, è impossibile scattare su una salita del genere. Dicevo due variazioni di Simoni, Schleck sta cercando di difendersi, mi sembra quello un po' più in difficoltà, mentre Di Luca mi sembra che stia pedalando molto molto bene. Sempre a ruota di Di Luca c'è Piepoli e poi Damiano Cunego. Per adesso Eddy Mazzoleni in difficoltà, sempre sui pedali, con un rapporto forse troppo lungo, sta pagando in questa salita.
correttissimo il pubblico, lo sottolineiamo perché era la preoccupazione maggiore degli organizzatori. Gilberto Simoni guadagna qualcosa su Danilo Di Luca. Due modi di salire differenti, sempre sulla sella Gilberto Simoni. Vuole scandire un ritmo impossibile, qualcosa guadagna Simoni. Ed è riuscito a guadagnare 10 metri, ma Di Luca deve soprattutto controllare, sa che il secondo della generale Mazzoleni è staccato e quindi sta cercando di gestire questa salita, mentre Simoni non ha nulla da perdere. Alla caccia del podio Gilberto Simoni. Di Luca sembra incapace di reagire, ma non dimentichiamoci che Di Luca su Simoni ha un vantaggio in classifica di 3,19 e prova a partire Damiano Cunego Pancani. 6 chilometri dal traguardo si è portato in terza posizione in questo gruppetto. Adesso Danilo Di Luca ha guadagnato 7-8 metri di vantaggio. Simoni si è fermato là, però sembra in difficoltà. Di Luca mantiene l'ultima posizione di questo gruppetto. Andy Schleck, grande azione adesso di Cunego, praticamente è lui che sta guidando questo quartetto per andare a riprendere Simoni. Non fa il vuoto Gibo Simoni, a pochi metri c'è Damiano Cunego, poi Piepoli e un grandissimo Schleck che non ha ancora 22 anni. Pensate che potenzialità ha questo atleta lussemburghese. Simoni è segnalato a 2 minuti e 30 da Accioni quando è stato superato il cartello dei meno 6 al traguardo. Lo sforzo gigantesco di Gilberto Simoni. Pancani, a te. Partire Gilberto Simoni. Adesso Piepoli sta controllando, potrebbe sfruttare la scia, anche se qui conta ben poco. Piepoli adesso a Gilberto Simoni, il suo capitano lì a 20 metri. Schleck adesso si è portato al comando. Tappa questa da analizzare nel dettaglio. Per la prima volta Simoni dall'inizio del Giro d'Italia riesce a guadagnare qualche metro su Danilo Di Luca. Attenzione, Di Luca sui pedali, ma Cunego sta pedalando meglio. Di Luca sembra in difficoltà, Davide. Sì, adesso vediamo, conosce questa salita, ripeto, lui deve soprattutto controllare la situazione, non mi sembra in crisi, sta cercando di difendere la maglia rosa, sa che la salita è ancora molto lunga e quindi preferisce, come è giusto che sia, salire con il proprio passo senza reagire alle variazioni degli avversari. Un grandissimo Gilberto Simoni che alla veneranda età di 36 anni è ancora alla caccia del podio in un Giro d'Italia. Tutti i protagonisti saranno ospiti del processo alla tappa. Mi collego con Andrea Fusco. Te, Andrea. Sì, guarda, velocissimo, perché siamo entrati davvero nella fase più emozionante della gara. Ti dico solo che tra gli ospiti ci sarà Francesco Guidolin, tecnico di calcio, grande appassionato di ciclismo, che oltretutto ha provato proprio lo Zoncolan da questo versante e ha detto questo è terreno adatto per Danilo Di Luca. A te. Simone intanto è andato a riprendere Ardila, che era in fuga sin dal mattino. Dunque Gilberto Simoni ha una ventina di secondi di margine su Danilo Di Luca. Di Luca che è ancora lì a 15 metri da Damiano Cunego. Adesso è costretto a salire sui pedali. Adesso si fa un pochino più dura la sua pedalata, ma non è che sia la sua pedalata dura, è che qui le pendenze sfiorano e a volte superano il 20%. Anche Cunego adesso sta pagando lo sforzo, mentre sta tenendo molto bene Andy Schleck, il lussemburghese che ha ruota Piepoli. Dunque Schleck in questa tappa per adesso sta andando meglio rispetto a scalatori puri quali Danilo Di Luca e Damiano Cunego. Pancani, a te. Ripresa Ardila, è stato ripreso anche l'Evo
Boulanger, che fra l'altro sfortunatissimo è stato costretto a fermarsi, a scendere di bicicletta per un salto di catena. Vorrei proprio vedere come fa a ripartire. Intanto siamo sempre con Di Luca, sta perdendo contatto anche Damiano Cunego, 4 km e 8, dunque siamo praticamente a metà di questa durissima salita. Te guarda come Schleck sta recuperando su Simoni, e mentre Damiano Cunego sta pagando quello scatto che ha fatto in precedenza. Maglia bianca per Schleck, maglia verde per Viepoli. Qui siamo tornati sulla testa della corsa, non ci siamo dimenticati di Dario David Cionic, ancora un margine di 2 minuti rispetto agli uomini di classifica. È una gara nella gara quella di Dario David Cionic, viene ripreso anche Mauro Facci che era in fuga con Paolo Bettini, viene ripreso da Gilberto Simoni. Mentre dietro a Cionic a 30 secondi Massimo Codolla. Sta andando fortissimo Schleck, maglia bianca, sta guadagnando qualcosina nei confronti di Gilberto Simoni. Regolare l'azione di Di Luca, in affanno invece pesante l'azione di Damiano Cunego. Pancani. Cunego, sì, è un'azione pesante la sua, potrebbe presto essere riagganciato anche da Di Luca, che rimane adesso senza alzarsi sui pedali così come Cunego. Presto Di Luca potrebbe riprendere il capitano della Lampre. Non guadagna nei confronti di Schleck e Viepoli Gibo Simoni, ma non mi sembra nemmeno stia crollando Danilo Di Luca. Vediamo dall'elicottero, qui siamo su Facci che era in fuga con Bettini, andiamo a cercare Damiano Cunego, eccolo qua, e più indietro Danilo Di Luca si mantiene a 20 metri dal veronese. Stanno per riprendere Simoni, Schleck e Viepoli, 1 minuto e 39 il distacco da Cionic. Allora Cionic nei primi 5 chilometri dello Zoncolano ha perso più di 2 minuti, sarà veramente durissima per lui raggiungere il traguardo. Damiano Cunego 2 minuti di ritardo da Cionic. La maglia rosa 2 minuti e 10 secondi di ritardo da Cionic sempre. Quindi vuol dire che Di Luca sta perdendo circa 30 secondi da Gilberto Simoni, ma notate ancora la pedalata agilissima di Gilberto. Sì, adesso ha guardato indietro, sta controllando ed è sorprendente questo ragazzo lussemburghese, non ha ancora 22 anni, impressionante. Pancani a te. Simoni adesso, come vedete, è stato ripreso sia da Schleck che da Viepoli, che si mantiene in terza posizione, come faceva notare Davide Cassani, completamente diversa da un punto di vista stilistico l'azione di Simoni rispetto a quella di Schleck. Anche Viepoli, come il suo capitano, spesso si alza sui pedali, rimane sempre, sempre seduto Andy Schleck. È un passista, scalatore, sale seduto con un rapporto agile, sempre sui pedali. Invece Viepoli a 54 kg lo può fare. Sta utilizzando il rapporto più agile Danilo Di Luca. È il momento clou del suo Giro d'Italia. Se riuscirà a superare limitando i danni il Monte Zoncolana, beh, a quel punto potremmo dire che il Giro ce l'avrà davvero in tasca. Ma è un momento durissimo quello per Danilo Di Luca. Senza compagni di squadra, ma questa non è una notizia, la corsa si è infiammata ai 7 km dal traguardo per merito di Gilberto Simoni. Che adesso è no, insieme... No, non va bene, non va bene, non va bene, non spingete, Pancani. 21 secondi il vantaggio di Simoni, Schleck e Viepoli rispetto a Cunego, 26 rispetto alla maglia rosa Danilo Di Luca, te auguro. Quindi sta cedendo, ma non è un crollo quello di Di Luca. Non è un crollo perché se lo può permettere, non ha seguito le progressioni di Simoni, ha preferito salire con il proprio passo e adesso potrebbe prendere Damiano Cunego che è lì a 25 metri da lui. Tanta buona volontà, tanta grinta per Damiano Cunego, anche oggi ha cercato di scattare in faccia Danilo Di Luca, ma la sua azione è durata 300-400 metri e poi ha dovuto risedersi sul sellino. Damiano Cunego
ripetiamo, è una salita che non finisce mai. Ci sono un paio di rettilinei che fanno venire le vertigini, soprattutto fanno venire il senso della fatica. 4 chilometri all'arrivo per Cioni. E avremo un altro rilevamento cronometrico. Di Luca mantiene nel mirino Damiano Cunego. Mi sembra che Simoni abbia guadagnato qualcosa. Adesso stanno per andare a raggiungere Fortunato Baliani. E c'è sempre il lussemburghese Schleck con Piepoli e Simoni. Sempre Cioni in testa, in seconda posizione Massimo Codolla. 3 km e 700 metri al traguardo. Attendiamo un rilevamento cronometrico da Radio Corsa quando il gruppetto con Simoni transiterà in meno 4 dal traguardo. A te Francesco. Il terzetto con Simoni, Piepoli e Schleck ha già ripreso Baikkanen, ha ripreso Aerts, ha superato adesso anche Baliani ed ha nel mirino, lo sta riprendendo adesso, Paolo Bettini. Vedete anche la posizione di Schleck mentre sta per essere ripreso Paolo Bettini. Bravo lo stesso, il campione del mondo, ci ha provato anche oggi. Un carattere indomabile, quello di Paolo Bettini, ripreso ai 4 km dalla vetta dello Zoncolan. Sempre più sorprendente Andy Schleck, anche l'andatura di Piepoli adesso si fa molto pesante, mentre Danilo Di Luca rimane a una decina di metri da Cunego. Adesso Pancani. Potrebbe partire Piepoli. Allora io ho fatto partire il mio cronometro per vedere il distacco di Cunego, si mantiene costante, poco meno, forse qualcosina ha recuperato, adesso è 18 secondi, 22 secondi il ritardo invece della maglia rosa di Danilo Di Luca, 3-4 secondi li hanno recuperati a Simoni, Schleck e Piepoli. Breve pausa per noi. Meno di 4 chilometri al termine di questa tappa fantastica che vede il suo arrivo ai 1730 metri del Monte Zoncolan. Ci troviamo in provincia di Udine, nel Friuli Venezia Giulia, nel territorio chiamato la Carnia. Non ce la farà Cioni perché ha perso più di un minuto nell'ultimo chilometro e adesso questo terzetto con Simoni, Piepoli e Schleck è a 40 secondi da Dario David Cioni. Lì in mezzo c'è sempre un combattivo Codolla. In seconda posizione sta tenendo bene Danilo Di Luca, ormai a 10 metri di ritardo da Damiano Cunego, mentre Piepoli potrebbe cercare in questo tratto durissimo di sbarazzarsi della maglia bianca. Andy Schleck. A te Pancani. 6 km e 6 dall'inizio della salita, già superato e staccato da Piepoli, Schleck e Simoni, il campione del mondo Paolo Bettini, tra l'altro lo abbiamo detto più volte della durezza di questa salita, lo abbiamo visto per esempio affiancando Bettini, è stato un problema superarlo perché la strada è stretta e perché ogni tanto aveva delle sbandate davvero paurose, Bettini cercando di addolcire in qualche modo la salita precedente quasi a zigzag. A te. Signori, questi sono professionisti e procedono tra i 10 e i 15 all'ora. Per un amatore della bicicletta è già un successo arrivare in cima. Bravo. Senza mettere il piede a terra. Sottolineiamolo questo perché dalla televisione forse non ci si rende conto di quanto sia dura questa salita. E il bravissimo Codolla ha raggiunto Cioni. Questa è la testa della corsa, sia Cioni che Codolla erano in fuga con Bettini già dal chilometro 25 di gara, già dalle ore 13:30 di oggi. Piepoli 30 secondi circa il ritardo del trio, mentre Damiano Cunego è stato ripreso da Danilo Di Luca. Pancani, a te.
E ti posso dare il distacco, 21 secondi per da recuperare per Cunego e Di Luca, 21 secondi da recuperare nei confronti del terzetto formato da Simoni, Schleck e Piepoli. Più o meno il vantaggio di questi tre si mantiene costante rispetto a Cunego e Di Luca. Te. Sì, tra i 20 e i 30 secondi, direi una difesa strenua da parte di Danilo Di Luca, che non ha boccato, non ha reagito agli allunghi né di Cunego né di Simone, ha detto io vado avanti con il mio passo e poi vedremo quello che riusciranno a fare gli altri. La classifica glielo può permettere, nel frattempo Codolla ha raggiunto e staccato Cioni, la classifica glielo può permettere perché il secondo Eddie Mastoleni è in grave ritardo e quindi il vantaggio di 3 minuti nei confronti di Andy Schleck gli ha consentito di salire con un passo regolare, di non reagire agli attacchi della maglia bianca e di difendersi con grande classe ed intelligenza. Max Codol transita ai 3 chilometri dal traguardo, ma ormai sono vicini i tre, ovvero Piepoli, Schleck e Gilberto Simoni. Piepoli e Simoni sono scalatori puri, Andy Schleck è semplicemente un grande corridore che potrebbe fare cose eccelse nelle prossime stagioni. Beh, questo Giro d'Italia ci ha permesso di scoprire due, non dico promesse, due realtà, Riccardo Riccò, vincitore della tappa delle Tre Cime, ed Andy Schleck, entrambi giovanissimi. È alto 1,85, pesa 66 kg, Andy Schleck, caratteristiche da passista scalatore, ma oggi sta dimostrando che anche sulla montagna più dura, sulla salita più impervia d'Europa, lui c'è e guarda, non molla. Guarda come sale adesso, agilissimo, ha guardato indietro, adesso sta pedalando ancora molto molto bene, molto più dura sui pedali la scalata di Piepoli, agile, seduto invece Andy Schleck, stanno guadagnando su Codolla. 25 secondi. Dovrebbe passare quella vettura del cambio ruote perché negli ultimi 2 chilometri la sede stradale sarà strettissima. Prova a rilanciare il ritmo Cunego con la ruota Di Luca. Cunego e Di Luca sono segnalati a 20 secondi dai tre che vedete inquadrati. Adesso un po' di movimento di spalle per Gilberto Simoni. È stato raggiunto Cioni. Resta su Cioni Nazareno perché mi sembrava davvero che non riuscisse più a procedere. Chiedo conferma a Pancani. Sì, te lo confermo Auro, problemi enormi adesso per Cioni, per Dario Cioni, che è stato ripreso da Simoni, Schleck e da Piepoli, è stato staccato già di 30 metri nel giro di pochissimi secondi. Quando si dice proprio di un corridore che si pianta, questo è il caso adesso di Cioni. 7 chilometri e 7 dall'inizio della salita, dunque ne mancano poco più di due alla guarda, ma guarda la salita com'è adesso, guarda, 15, 16, 17%. Guarda come deve stare in punta di sella con le mani sulle manopole per salire, è veramente qui una pendenza impressionante e sta per finire anche la fuga di Codolla, che non sta pedalando male, però dietro vanno più forte. Ci sarà un attimo di respiro appena superato il cartello dei due al traguardo. A te Mariano Piccoli dalla regia. Sì, devo dire una grande sorpresa oggi di Andy Schleck, che sta tenendo botta ai due scalatori della Sonia Duval. Ottima questa prestazione, se guadagna buoni secondi su Di Luca in vista della cronometro. Adesso penso che Di Luca sia salito con intelligenza e sono gli ultimi 2 chilometri e darà tutto quello che ha ancora in corpo. Anche Cunego e Di Luca hanno raggiunto e superato Cioni. Siamo sempre su Max Codol, ormai al comando da 110 chilometri di questa tappa splendida. A te Pancani.
qualcosina hanno perso di Luca e Cunego rispetto al terzetto con Schleck, Simoni e Piepoli. Adesso il loro vantaggio rispetto a Cunego e di Luca è di 26 secondi. Una salita impressionante. A un certo punto abbiamo fatto un tornante che girava a sinistra e ci siamo trovati di fronte letteralmente un muro. Pendenze che fanno davvero paura, Teauro. Bravi, bravi a tutti gli spettatori. Sono stati fantastici, non hanno in nessun modo condizionato l'andamento di questa tappa. E adesso si sta entrando nella zona transennata, quindi problemi dovrebbero essercene ancora meno. Mi sembrava un po' più pesante l'azione di Gilberto Simoni e adesso ha messo un rapporto un po' più duro. Mentre è molto bella anche la reazione di Damiano Cunego, guarda i muscoli, la tensione dei muscoli di Gilberto Simoni che guarda indietro. Schleck, Piepoli e Simoni stanno per raggiungere Massimo Codol e quindi verosimilmente sarà uno di questi tre a vincere la tappa dello Zoncolan, perché Codol, pur procedendo ancora con grande caparbietà, sembra davvero stremato. E mancano 2 chilometri, adesso la strada diventa un pochino più agevole, si allarga, l'asfalto ottimo. A te Pancani. Partire il mio cronometro alla cartello dei 2 chilometri al traguardo per verificare il vantaggio degli uomini al comando nei confronti della coppia Cunego e Di Luca, che adesso in questo tratto sono tornati a recuperare 16 secondi il loro ritardo nei confronti degli uomini al comando, che adesso sono 4 perché è stato ripreso Codol, che però stenta a tenere le ruote di Schleck, Piepoli e Simone. A voi. Lo stadio naturale dello Zoncolan. Questa è un'immagine che potrebbe restare nella storia di questo sport. Solo lì ci saranno 30.000 persone e almeno il doppio erano lungo i tornanti di questa montagna della Carnia. Piepoli, Schleck, Simoni. Piepoli maglia verde, Schleck maglia bianca, Simoni maglia gialla. Adesso potrebbero guadagnare in questo tratto Damiano Cunego e Danilo Di Luca, perché è un po' calato il ritmo degli uomini al comando. Ancora 1500 metri, siamo in un tratto, hanno appena superato un tratto facile, riprende l'arrampicata. Potrà essergli di un minimo aiuto morale, e mi riferisco a Gilberto Simoni. Gli organizzatori hanno installato delle fotografie dei giganti del ciclismo, da Bottecchia, Binda, Bobea, Gaula, Bahamontes, passando per Anquetil, Merckx, Moser, Hinault, Saronni, Indurain, Magni, Bartali, Coppi, e l'ultima fotografia ritrae proprio Gilberto Simoni, vincitore sullo Zoncolan 4 anni fa. Non vuol mollare Cunego. Di Luca, a te Pancani. 14 secondi a 1500 metri dal traguardo, 14 secondi il ritardo di Di Luca e Cunego rispetto ai primi tre. Se Di Luca dovesse aver conservato delle energie, se dovesse fare un finale come alle Tre Cime di Lavaredo, potrebbe anche rientrare. Anche se non so se possa convenirgli, però cercherà comunque di dar tutto se stesso in quest'ultimo chilometro. Tra un poco le gallerie, la prima delle tre. Sono gallerie strette con sede stradale perfetta, eccole qua, una dietro l'altra, e la terza terminerà ai 700 metri dal traguardo. Il trullo di Alberobello a scandire il ritmo vuol fare la differenza, ma Schleck non molla. Come sempre, come in tante salite, Piepoli alla comando, volta il capo indietro per cercare i consigli di Gilberto Simoni, che si mantiene in terza posizione. Siamo all'ultimo chilometro. Di Luca e Cunego transitano con un ritardo di 15 secondi.
Adesso sta pedalando meglio Damiano Cunego, è stato molto bravo, forse ha accusato lo sforzo del primo allungo, ma poi si è prontamente e brillantemente ripreso. Non c'è respiro sin sul traguardo, gli ultimi 100 metri sono una rampa al 18% e abbiamo visto di spalle anche Julio Alberto Perez Quapio, lo scalatore messicano che tutto sommato ha perso poco, è lì a un minuto da Cunego e da Di Luca. Adesso pendenze intorno al 6-7%, poi negli ultimi 500 metri ancora la salita con pendenze che superano il 10%, così fin sul traguardo. Una tappa meravigliosa e un percorso all'altezza. Lo Zoncolan, terza galleria. E questo è proprio l'uscita dell'ultima. Schleck sta pedalando in modo incredibilmente facile, molto molto agile la sua azione. E guadagnerà sicuramente su Danilo Di Luca un po' per secondi sulla strada e un po' per l'abbuono. Prova a ripartire Leonardo Piepoli, si sta pedalando tra due ali di folla, cari telespettatori. Schleck non conosce questa salita. Piepoli sta cercando di forzare, ma Schleck non molla. Simoni la conosce benissimo. Sono accolti da un boato questi atleti, questi eroi a pedali. 200 metri ancora. Schleck adesso mi sembra che abbia perso un metro, sta cercando di forzare, Piepoli sta cercando di partire, Piepoli con Simoni. Parte Gilberto Simoni a ruota del suo compagno di squadra Leonardo Piepoli, 150 metri, Gilberto Simoni vuole concedere il bis sullo Zoncolan dopo il 2003 e il 2007, lo davano quasi come pensionato Gilberto Simoni e invece è sempre un grande corridore, Piepoli è lì, ultima curva, Leonardo Piepoli, due della Sonia e Duval arrivano praticamente appaiati sul traguardo, Leonardo Piepoli e Gilberto Simoni, entrambi alzano le braccia, è una festa del ciclismo, Simoni su Piepoli, il ritardo di Andy Schleck è nell'ordine dei 7 secondi, ma guardiamo quello che ha guadagnato Andy Schleck su Danilo Di Luca. Nel frattempo Di Luca è riuscito a distanziare Damiano Cunego, a 6 secondi è arrivato Schleck, quindi ne guadagna una trentina considerato l'abbuono. Adesso andremo a verificare, 29 per Di Luca, quindi 30 secondi guadagnati da Schleck. A te Alessandra. Gilberto, ti davano. Ale, Gibo. Oh, arriva Codol. Molto bravo anche Max Codol. L'abbraccio tra Simoni e Piepoli. Non vincerà il giro Gilberto Simoni, ma questa è una grandissima soddisfazione. A 36 anni rivincere sullo Zoncolan. Una vittoria cercata, voluta, è stato lui il primo a forzare, poi è stato raggiunto da uno splendido Schleck, poi ci ha pensato Piepoli a tenere un ritmo talmente elevato da poter permettere a Simoni di stare a ruota e vincere. A te Alessandra. Certo, 36 anni, una vittoria così bella, tantissimi abbracci, hai voluto abbracciare tutti, un significato importante quello di oggi. Ma sai, era da due anni che non vincevo il Giro d'Italia e non mi sembrava neanche più possibile. Vincere sullo Zoncolan dopo tre anni vale più di un podio e per me vale moltissimo. Tu hai detto che eri venuto qui per cercare una vittoria, non ti importava di vincere il Giro d'Italia? E questa è la vittoria che volevi? No, no. Ma sono partito con sicuramente non con i favoriti, però ho lottato. Ho visto che Di Luca era molto forte e per me l'importante era veramente vincere una tappa. Questa
È la più bella. L'abbraccio con Piepoli? L'abbraccio con Piepoli? Ma guarda, ha fatto, ok, io ho fatto un bel lavoro all'inizio, però è stato grande nel finale. Sei un grande, e me l'aveva promesso e andiamo molto d'accordo. Rimarrà con te il prossimo anno? Ma io non so ancora cosa farò il prossimo anno. Vai. Ricco arriva con 2 minuti e 11 di ritardo, Mazzoleni 2 e 26. Prima di loro è arrivato Vincenzo Nibali, undicesimo, con ritardo di 2 minuti e 8 secondi. Bruseghin 1.57. È andato benissimo il Delfino di Bibione, per lui un ritardo di 1.40. Savoldelli a 150 metri dall'arrivo. È arrivato anche Bettini con un ritardo di 2.43. Cioni 2.55. Balliani poco prima, 2 minuti e 41 secondi. Allora la classifica generale. Di Luca rimane maglia rosa, al secondo posto c'è Andy Schleck, al terzo posto sale Gilberto Simoni, già 7 podi in carriera, rischia di salire per l'ottava volta sui gradini che contano di questo Giro d'Italia. Arriva anche Garzelli, 3.40 il suo ritardo. I 10 km e 100 metri sono stati percorsi in 39 minuti e 7 secondi alla media di 15.500. Mazzoleni era secondo in graduatoria, scivola in quinta posizione dato il ritardo di oggi. Beh, Davide, un Simoni caparbio, un Piepoli magnifico. Come? È già la seconda volta che ha portato i suoi compagni di squadra ad alzare le braccia. La Sonia Duval ha trovato un Piepoli superlativo. Incredibile, generoso, devoto alla causa della propria squadra. È riuscito a vincere una tappa, ma in quante è stato determinante, fondamentale. L'altro giorno con Riccardo Riccò alle Tre Cime di Lavaredo, e anche oggi è stato molto bravo. Il popolo dello Zoncolan, e anche il tempo è stato clemente, temperatura ideale, né troppo caldo né troppo freddo, davvero una grande giornata di sport. Quasi 4 ore di gara, rivediamo il finale, il tentativo di Gilberto Simoni. Ai 200 metri dal traguardo era scattato Piepoli, poi Simoni dice aspetta un attimo, lasciami passare perché non voglio finire contro le transenne. Schleck ha perso contatto, ultima curva e vittoria, tutti e due con le braccia levate. Alle Tre Cime Piepoli e Riccò, qui sullo Zoncolan Piepoli e Gilberto Simoni, che cerca subito il compagno di squadra per ringraziarlo e per abbracciarlo. Classifica generale di Luca, Schleck, Simoni, Cunego quarto, quinto Mazzoleni, sesto Riccò, settimo Arroyo a 10 minuti. Si può dire, Davide, che Danilo Di Luca abbia messo il sigillo, o Schleck a 2 minuti e 20, considerata la cronometro, può rappresentare un pericolo? Sai, è molto forte Andy Schleck a cronometro, è un vantaggio non rassicurante, quindi dovranno impegnarsi a fondo per mantenere le loro posizioni sia Simoni che Damiano Cunego. Un minuto di ritardo, Cunego potrebbe ancora sperare in un podio, perché potrebbe anche guadagnare un minuto su Simoni, anche se non sarà facile. Questa è la conferma della classifica generale. Ha deluso un po' le attese Riccardo Riccò. Ha pagato lo sforzo, ha pagato il fatto che, a differenza di tutti gli altri, non ha preparato il Giro d'Italia. Lui ha vinto già una corsa in gennaio e andava come una moto nel mese di marzo. Voleva far bella figura, visto che c'era suo papà Johnny a seguirlo sulle rampe dello Zoncolan, Andy Schleck, e direi che l'ha ripagato. Terzo posto nell'ordine d'arrivo e secondo posto in classifica generale. Grazie per